Appassionati di basket, gentili utenti di Assist Sportivo, ben trovati dal Palabasket Nando di Lio, dove è appena terminata la gara tra l'Olimpica e la Valentino Castellaneta, vinta dagli Ofantini 78-74. Siamo in compagnia del presidente dell'Olimpica, Rosario Saracino. Presidente, innanzitutto complimenti per questa sesta vittoria consecutiva, appunto due punti pesanti, aritmeticamente siete quarti, ma che sofferenza. Sì, oggi sapevamo che Castellaneta veniva a cercare i punti per salvarsi, perché se oggi avesse vinto Castellaneta era matematicamente salva. Invece ora gli manca ancora, non gli mancano due punti, quindi oggi ha dato il massimo, ha giocato in tranquilla, ha avuto una percentuale da due pari al 70%. Noi abbiamo fatto una gran fatica, tanti errori, magari l'approccio alla partita non proprio da playoff. D'altra parte a questi ragazzi nemmeno si può chiedere di giocare sempre al massimo, però due punti che valgono tantissimo, perché blindano il quarto posto almeno, è una stagione che sta veramente assumendo i contorni, una stagione grandiosa. Sì, lei in settimana ha parlato di un miracolo sportivo, quello dell'Olimpica, ecco, si aspettava questi risultati dopo l'arrivo di coach Russo? Un po' sì, perché comunque i ragazzi, insomma, è una squadra che ho fatto io, quindi avevo puntato sulle qualità di ognuno di loro e il problema era tirare fuori loro tutto ciò che sanno fare. Coach Russo, devo dire che con impegno e fatica sta cercando, insomma, di fare questo lavoro. Per noi, insomma, il campionato ha già dato quello che avevamo chiesto, ecco, abbiamo chiesto di entrare nei playoff, siamo con una posizione ben importante, ora tutto quello che verrà è di più, ma noi il campionato l'abbiamo già vinto. Poi, a dire la verità, quando mi guardo intorno e guardo quello che succede sugli spalti, le famiglie, la gente che ci segue, l'amore che ci mettono, ci danno una mano anche dal punto di vista economico, e questo, voglio dire, per noi è un punto di favore, un punto. Ho sentito tante polemiche su questa cosa, sinceramente polemizzare sulle famiglie, sui bambini che ci danno un contributo da tutti i punti di vista è veramente vergognoso, ecco. È vero che le polemiche poi, come dire, si misurano in base alla qualità intellettuale di chi le fa, in questo caso direi il nulla, veramente il nulla, ma polemizzare su chi ci dà una mano è veramente di cattivo gusto, insomma, bisogna anche saper vincere. Ecco, ricollegandoci un po' ai tifosi, anche oggi hanno colorato tutto il palazzetto, sono davvero il sesto uomo in campo anche in ottica playoff. Sì, davvero spettacolare, io penso di avere il pubblico più bello di tutta la Serie C. Per fortuna il cuore della gente si conquista non con i soldi, ecco, non diciamo questo. Noi il cuore della gente l'abbiamo conquistato con l'impegno che mettono i ragazzi, ci mettiamo noi. Per fortuna è una cosa che non si compra, il cuore della gente, e noi siamo lì a goderne. Tornando al basket giocato in ottica playoff, da quarti incontrerete la settima in classifica, ecco, c'è una squadra che preferireste incontrare rispetto a delle altre? Ah, intanto manca ancora una giornata, dobbiamo andare a Ostuni e bisogna vedere i risultati di oggi, perché in teoria matematicamente c'è ancora la possibilità di scalare una posizione in classifica, però ecco, a questo punto penso che nei playoff qualsiasi squadra va bene, insomma, noi siamo nei piani alti e quindi affronteremo l'eventuale bella della prima dei quarti finali in casa, quindi qualsiasi squadra va bene, che a questo punto sono playoff, chi ce n'ha da mettere ne metterà, se noi avremo la capacità di mettere in campo quello che abbiamo dentro andremo avanti, se no, ripeto, il campionato l'abbiamo già vinto. Per chiudere, con il quarto posto in tasca, che gara ci si deve aspettare, quella ad Ostuni? Ripeto, Ostuni non ha niente da chiedere, però giocherà in casa. Noi, in base ai risultati di questa sera, dovremo farci un po' di conti, perché, ripeto, ecco, ora mi dicono che Foggia ha perso, quindi abbiamo agganciato Foggia in classifica e Foggia deve incontrare in casa Sansevero, e se dovesse perdere anche Sansevero scavalca Foggia, quindi è una situazione fluida. E quindi la partita di Ostuni diventa un pre-playoff, diventano già playoff per noi, e questo ci fa piacere, così, come dire, entriamo già in una fase calda, perché noi, come dire, con gli stimoli giusti riusciamo a giocare molto meglio. Può succedere ancora di tutto, ok, grazie Presidente, grazie, complimenti. A voi, grazie a voi. Siamo con il coach della Valentino Castellaneta, Francesco Losito. Coach, innanzitutto buonasera, è stata una gara bella, aperta sino alla fine, nonostante i numerosi infortuni, oggi la Castellaneta se l'è giocata appunto sino agli ultimi secondi dell'ultimo quarto. Buonasera innanzitutto, sì, ormai giochiamo in set da più di un mese, quindi oggi abbiamo fatto una gran partita, siamo stati in partita per 40 minuti, alla fine abbiamo fatto degli errori
più con la testa, errori di testa, abbiamo perso due palloni, abbiamo sbagliato un 2 contro 1 invece di tirare, abbiamo passato la palla, oggi potevamo anche vincerla, purtroppo ci è mancato quel qualcosa in più. Sì, forse è mancata quella determinazione giusta, quella fortuna anche per chiudere e vincere e portare a casa 2 punti pesanti in chiave salvezza. La fortuna ci vuole sempre, non è dalla nostra parte quest'anno, tra infortuni e varie partite perse di poco, di 3-4 punti, ormai abbiamo fatto un'abitudine, ci manca un'altra partita, dobbiamo vincere e sappiamo che dobbiamo metterci l'impegno che ci abbiamo messo stasera. Sì, appunto adesso per evitare i play-out conterà vincere domenica in casa contro il Fanarino di Coda, ecco, nonostante il Brindisi sia l'ultima della classe può anche nascondere qualche insidia visto l'obiettivo importante. Mai sottovalutare l'avversario, e anche se è l'ultima in classifica o se ha vinto oggi con Lecce penultima, noi dobbiamo metterci lo stesso impegno che ci abbiamo messo oggi e dobbiamo portare a casa il risultato a tutti i costi. Quella della salvezza può essere l'obiettivo, diciamo un obiettivo importante per la Castellaneta, o era meglio se era partito con altri obiettivi? All'inizio anno si era partito ad altri obiettivi, io non sono partito all'inizio anno, sono entrato in corso. Ora abbiamo l'obiettivo dei play-out e dobbiamo raggiungere quell'obiettivo. Ok, grazie coach, in bocca al lupo. Okay.